Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntata dal colore di retro computing. Oggi parleremo di home computer Sharp ad 8 bit. Come mai non furono mai venduti in Italia? Verso la metà degli anni 1970 iniziarono ad arrivare in Italia le calcolatrici tascabili Sharp a prezzi molto competitivi. Questi prodotti presero a popolare gli scaffali di negozi di elettrodomestici e cartolerie. Il prezzo delle calcolatrici tascabili Elsie Mate era molto competitivo rispetto alle calcolatrici americane. Ne ho parlato brevemente nel podcast Hewlett Packard 35 contro Sharp Elsie Mate. Sempre verso la fine degli anni 1970 giunsero in Italia i robottoni giapponesi Goldrake, Mazinga, Mazinga Z, Gig Robot d'acciaio e tantissimi altri cartoni animati giapponesi, ahimè per chi se li ricorda. Per qualche arcana e misteriosa ragione, ecco, non giunsero mai in Italia i buoni computer a 8 bit della Sharp, che se fossero stati venduti in Italia, i computer ad 8 bit della Sharp avrebbero avuto molto probabilmente dei prezzi molto economici, sarebbero stati molto competitivi e avrebbero messo anche in difficoltà il Commodore VIC-20, Commodore 64, Apple II, Apple II Plus, Apple II, Apple IIc. Dunque, nel lontanissimo 1982 iniziò a produrre la Sharp anche home computer. I primi prodotti furono ovviamente dei computer ad 8 bit, la Sharp della serie MZ, quindi computer Sharp serie MZ. In particolar modo lo Sharp MZ80-K, che addirittura è del 1978, prezzava 500 sterline, aveva uno Zilog Z80 con 48k di RAM, di cui 32k utilizzabili dall'utente. La macchina poteva lavorare con diversi linguaggi che venivano caricati in RAM: Basic, Fortran, Pascal. Inoltre aveva in ROM un assemblatore per programmare la macchina direttamente in linguaggio macchina. La macchina era dotata di registratore in bundle, le capacità grafiche erano nulle, non disponeva infatti di una scheda grafica, quindi non aveva capacità grafiche ma solo testuali. Dal 1984 lo Sharp MZ80K prese ad avere anche la risoluzione grafica 320x200 pixel con 80kb di RAM dedicata al video. Poi aveva anche un chipset sonoro Texas Instrument dedicato al suono. Ora, lo Sharp MZ80K nel 1982 fu venduto in Giappone e anche in Gran Bretagna, e l'MZ80K fu un buon home computer nonostante nella prima versione non avesse capacità grafiche. Divenne un best seller in Gran Bretagna, tanto che fu il decimo computer più venduto in Gran Bretagna, addirittura sorpassò le vendite del VIC-20 del Commodore 64 e di Apple II nel 1982. Dunque, dal 1984 appunto lo Sharp MZ80K che vedete a video ebbe anche, diciamo, le capacità grafiche, ovviamente 320x200 con 80k di RAM dedicata, modeste ma per l'epoca non erano malaccio, anzi. Opzionalmente, ecco, udite, poteva essere preinstallata dentro il case della Sharp anche una stampante ad aghi, per cui tutto il monoblocco Sharp avrebbe contenuto tastiera, monitor in bianco e nero, unità centrale, alimentatore, registratore a cassetta e stampante ad aghi. Ecco, nonostante l'uso del registratore, diciamo, che rallentava la macchina e le operazioni di accesso agli archivi, lo Sharp MZ80K avrebbe potuto essere un buon home computer per il mercato italiano, dato che dal 1984 lo Sharp MZ80K, provenendo dal Giappone, avrebbe avuto, oltre che, diciamo, la risoluzione video a 320x200,
sarebbe stato anche poi prezzato con un prezzo molto competitivo, così come erano molto economiche le calcolatrici da tavolo Sharp, e si erano conquistate una buona e solida fama nel mercato italiano. Ora c'è da chiedersi perché la Sharp in Italia, se vendeva già le calcolatrici, non introdusse anche i propri home computer, dato che in Gran Bretagna aveva avuto risultati molto buoni. Ci furono forse degli accordi commerciali di cartello tra Sharp ed Apple Computer che impedirono alla Sharp di vendere il proprio home computer in Italia? Oppure la Sharp valutò che il mercato italiano fosse poco attrattivo rispetto a quello inglese? Oppure forse c'ebbero ad essere dei problemi di importazione di beni tecnologici? Ricordatevi che nel 1984 questo Sharp MZ80K, ecco, che aveva praticamente un monitor, era un computer di fatto con un monitor, registratore e diciamo poteva esserci collegata a una stampante, in Giappone era venduto come un prodotto home computer, ma avrebbe potuto essere benissimo anche un computer ad uso business. Però nel 1984, e anzi addirittura prima nel 1978, perché lo Sharp MZ80K fu disponibile dalla Sharp dal 1978 senza risoluzioni video, poteva essere benissimo un computer da ufficio, ma nel 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 la Olivetti non aveva computer, ma offriva sempre le vecchie soluzioni elettromeccaniche delle perottine per l'ufficio. Ecco forse la ragione del perché la Sharp in Italia non ebbe mai a vendere i propri prodotti tecnologici, che per il mercato giapponese erano stati collocati in dimensioni di home computer, ma in Italia avrebbero potuto avere gli stessi home computer giapponesi una dimensione da business computer, mettendo fuori mercato la Olivetti, che dormiva e non aveva investito una lira in termini di elettronica. Infatti il primo computer M20 è del 1900, se non mi ricordo male, 84, ecco, 1984, molto veloce l'Olivetti M20, ma nel 1978 c'era già appunto lo Sharp MZ80K. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.